Ciao a tutti, sono Elena del benesseroolistico.com. Parliamo di meridiani energetici. Per la medicina tradizionale cinese, l'energia all'interno del nostro corpo scorre attraverso canali importanti, principali, canali ben definiti, canali che vengono mappati nel nostro corpo. E oggi vediamo insieme il meridiano di polmone. Il meridiano di polmone è un meridiano che scorre nel nostro braccio, partendo dal centro del corpo, scendendo fino al pollice. Quindi parte dalla zona sopraclavicolare per poi scendere lungo tutta la parte del nostro braccio e finire a lato dell'unghia del pollice. In tutto abbiamo 11 punti in questo meridiano. Meridiano che scorre in entrambi i nostri arti superiori. Al meridiano di polmone viene abbinato come sentimento la tristezza, quindi quando stiamo troppo tristi andiamo a fare del danno energetico al nostro meridiano. Viceversa, allo stesso modo, per il discorso di Yin e Yang, anche non essere mai tristi significa togliere energia al meridiano. Tendenzialmente per l'MTC il discorso è sempre quello dell'equilibrio, della giusta misura. Il sapore abbinato a questo meridiano energetico è il piccante. Un po' di cibo piccante va a dare energia al nostro meridiano. Il meridiano del polmone è quello che si occupa dell'interscambio. Che vuol dire? Ovviamente si occupa dell'interscambio ossigeno-anidride carbonica, ma si occupa anche di far comunicare la persona con l'esterno. Quindi il polmone è, a livello energetico, a livello di meridiano, il discorso di andare a creare il giusto rapporto di dare e avere dalla persona verso il resto del mondo. Per stimolare, per attivare questo meridiano in autonomia, quindi senza andare da un operatore del benessere o da un agopuntore, posso andare a picchiettare la zona in discesa, partendo dal mio deltoide, con ritmicità, andando proprio a picchiettare. C'è chi vi dice di farlo a due dita, chi a tre, chi a quattro, vedete come siete più comodi e andate a picchiettare entrambe le vostre braccia. Potete anche trovare dei video di ginnastica energetica cinese dove addirittura si vanno a schiaffeggiare, perché in questo modo non prendono solo il meridiano di polmone ma anche i meridiani, gli altri meridiani che ci sono sulle nostre braccia. In alternativa, come esercizio, c'è quello che viene chiamato lo stretching dei meridiani, che è una pratica molto comune soprattutto su chi fa shiatsu. E per andare a strecciare il nostro meridiano di polmone andiamo ad incrociare le braccia dietro la schiena, portiamo i palmi verso l'esterno e ci flettiamo. Possiamo farlo da seduti o da in piedi. Devo proprio cercare di spingere più là possibile le mie braccia, perché l'idea di questo esercizio è proprio quella di andare a sentire l'allungamento della zona muscolare in cui passa il nostro meridiano di polmone.